Tango. Buonasera e ben trovati con la nona puntata di Inside Academy. Come sapete ci tengo molto a raggiungere quota 10, insomma, come per fare, per tratteggiare il primo bilancio di questa trasmissione che state apprezzando. E allora ne manca solo una, oggi tassello fondamentale, puntata numero 9. E andiamo in Lombardia, andiamo a Milano, torniamo a Milano in realtà, perché se vi ricordate noi già qualche puntata fa eravamo stati in Lombardia a trovare la Pioltellese di Pioltello, appunto. Oggi torniamo in Lombardia e facciamo un viaggio virtuale davvero molto lungo, perché saltiamo dalla Sicilia, dove eravamo andati la scorsa puntata, ad Enna e a Favara in provincia di Agrigento, e arriviamo a Milano perché la nostra prima ospite è proprio la Frog Milano, che adesso svelerò. Frog Milano che ha rinnovato, come scopriremo tra poco. Abbiamo qui ospite il vicepresidente del club, il signor Franco Boscarello. Buonasera e benvenuto. Buonasera, buonasera a tutti. Allora, signor Franco, io ovviamente parto lasciando anche a lei gli onori di casa e chiedendole se mi fa una panoramica sulla sua società. Quando siete nati, quanti ragazzi avete, insomma, mi racconti tutto quello che vuole dirmi. Sì, noi siamo una società della periferia di Milano, facciamo parte del comune di Milano, siamo in zona Gratosoglio, che è zona sud di Milano. Siamo nati nel 1970 come una squadra di quartiere e man mano nel corso degli anni siamo cresciuti. Oggi vantiamo praticamente circa 300 tesserati che partono dalla scuola calcio, piccoli amici, quindi dall'età di 5 anni, fino a raggiungere la prima squadra. Abbiamo tutte le categorie, quindi dai pulcini, esordienti, fino a poi ai giovanissimi, allievi, juniores e prima squadra che milita nel campionato di prima categoria. Con la prima squadra abbiamo fatto anche 2 anni bellissimi in promozione per poi ritornare praticamente in prima categoria, dove riusciamo a giocarcela, e vediamo quest'anno che non sia l'annata buona per poter salire. Io mi occupo prevalentemente del settore giovanile, quindi anche in principal modo della preagonistica, dove è un settore in via d'espansione, e sono molto soddisfatto anche grazie a tutti i collaboratori che partecipano a questa didattica, che cerchiamo di fare nella maniera più professionale possibile, ecco. E ricordandoci che noi non siamo dei professionisti, ma che siamo dei dilettanti, e di cercare di dare ai nostri ragazzi che arrivano da varie realtà, anche non tanto belle, quindi in zona di periferiche di Milano, di dargli appunto uno scopo e cercare di insegnargli un pochettino di calcio, tenendo sempre presente che il ragazzo è al centro di tutto questo progetto. Per il secondo anno consecutivo, quest'anno, siamo Scuola Calcio Elite, che è stato faticoso ma ha dato molte soddisfazioni. Siamo riusciti a concludere il progetto nonostante la pandemia, con dei corsi come stiamo facendo tutti quanti online. Abbiamo seguito molto i corsi del Centro Federale, dove la Frog negli ultimi 2 anni ha dato 2 ragazzi a questi, al Centro Federale, che appunto sono una specie di selezione tra esordienti e giovanissimi, quindi vuol dire che il lavoro di questi anni sta pagando, ecco. Per quanto riguarda il proseguo della stagione, abbiamo ampliato un pochettino la parte di direzione tecnica, dove si è unito Giacinto Candito, che era un ex un nostro giocatore della prima squadra, il nostro portierone che ha deciso di mettere le scarpe al chiodo alla veneranda età di 41 anni, e lui è molto appassionato sul calcio giovanile, quindi ha preso in mano praticamente la direzione tecnica della preagonistica, e devo dire mi auguro con buoni risultati, ecco. Per quanto riguarda invece la sfera giovanissimi e allievi, sono sotto la responsabilità di Raffaele Libraro insieme alla juniores e alla prima squadra, e anche lì quest'anno abbiamo avuto il piacere e l'onore che con i giovanissimi parteciperemo al campionato regionale, cosa che era già nostra. I campionati regionali, che con la riforma fatta 6 anni fa, c'erano stati tolti, e quest'anno diciamo siamo stati ripescati, dove sicuramente faremo bene in quanto avremo una buona squadra 2006, ecco, per poter
fare un'ottima figura. Ecco, allora io ovviamente capisco benissimo come mai Udinese Academy abbia voluto rinnovare, perché come avevo già accennato in fase di presentazione, voi avete rinnovato l'accordo con Udinese Academy e capisco perché Udinese Academy non si sia fatta scappare una società come voi. E allora io a lei chiedo la domanda opposta: perché invece voi avete voluto rinnovare con l'Udinese? Cosa vi è piaciuto, cosa vi ha convinto a continuare questo progetto e magari, perché no, cosa vi aspettate ancora per fare il salto di qualità? Allora, mi è piaciuto, sono passato in questi anni qui da diversi tipi di affiliazioni. Devo dire che con Udinese mi è piaciuto il tipo di contatto e vicinanza che c'è, nonostante i 400 e passa chilometri di distanza con Milano. Vado a spiegarmi meglio. Probabilmente è una realtà Udinese che ha ben capito praticamente quali sono le problematiche e le aspettative di una società dilettantistica. Quindi le formazioni che una volta al mese vengono i tecnici, i professionisti dell'Udinese a darci una mano, a istruire i nostri allenatori, è una cosa fondamentale. Una cosa fondamentale perché il vedere sul campo le dimostrazioni praticamente di allenamento fa imparare molto di più della teoria. Poi praticamente c'è anche una vicinanza con la società. Io sono stato 2-3 volte a Udine nei vari corsi, nelle varie presentazioni. Il fatto anche che fanno questo torneo delle Udinese Cup, dove ho avuto il piacere, devo dire, di portare una squadra di esordienti nella finale al Dacia Arena, e quindi anche l'emozione dei ragazzi, non confesso anche la mia, no? Di giocare in uno stadio di professionisti. E con l'Udinese praticamente siamo riusciti a ottenere questa alchimia. Devo dire che anche i 2 anni di scuola calcio d'elite ci sono stati anche grazie all'apporto e al supporto che ha avuto l'Udinese nei nostri confronti, vuoi con il medico nutrizionista, faccio un esempio, con dei corsi online che abbiamo fatto con i miei tecnici, e quindi si è creato un ottimo rapporto. Ha dato quel tocco di professionalità in più che forse a noi ci mancava. Cosa mi aspetto per l'anno successivo? Sinceramente che si vada avanti come l'anno passato, ecco, escludendo la pandemia, da marzo in avanti, ecco, che si possa proseguire quel progetto che l'anno scorso non abbiamo completato. Per noi è il quarto anno consecutivo che siamo affiliati all'Udinese e devo dire che ormai su Milano ci chiamano Frog Milano Academy Udinese. Abbiamo un profilo Facebook, ma anche vedo sui giornali qua del settore, ormai il nostro nome qua su Milano è affiancato all'Udinese Academy. Infatti in tutti i titoli c'è Frog Milano Udinese Academy. Quindi si è creato questo tipo di rapporto che da parte di tutta la società, e ho visto anche da parte dell'Udinese, si è voluto proseguire, ecco. Assolutamente, quindi un binomio vincente, anche perché di sicuro questa può essere assolutamente una qualità in più che spinge un ragazzo a scegliere il vostro club, immagino, no? Ci sarà qualche ragazzo che è arrivato lì anche incuriosito proprio da questa offerta, da questa unione con l'Udinese? Sì, c'è stato qualche ragazzo che è arrivato, noi abbiamo messo vari cartelli dove appunto facciamo leggere che praticamente siamo affiliati all'Udinese. L'Udinese ed è uno degli obiettivi che mi sono posto anche per aiutare questa società famosa di Serie A, nel senso su Milano ancora non ha quel grado non è conosciuta così come secondo me merita, e quindi anche grazie al nostro piccolo apporto e a varie società che in questi anni qua sta recuperando, diciamo che il nome dell'Udinese anche su Milano incomincia ad avere un certo appeal, ecco. E a noi ovviamente fa anche piacere, sperando poi con l'Udinese dei grandi di andare anche a rubare qualche punto nel prossimo campionato lì a Milano. Signor Franco, io visto che lei ha citato la pandemia che ovviamente ha interrotto il programma che avremmo dovuto completare da marzo in poi, ecco, io vi chiedo come avete vissuto voi la pandemia durante e come siete ripartiti, come state ripartendo, che iniziative avete promosso, come siete riusciti a risalire? Allora, devo dire che questa pandemia ha colpito, secondo me, prevalentemente anche i ragazzini, i giovani che sono stati un po'
dimenticati, nel senso senza la scuola, senza le loro abitudini. Noi ci siamo adoperati, come stiamo facendo adesso questa intervista tramite Skype, tramite le varie applicazioni, i miei allenatori che devo dire che sono stati eccezionali, facevano degli allenamenti con i ragazzi a casa, praticamente sul posto, ecco, via Skype, via WebMax, Zoom, ormai conosco tutte le varie applicazioni dei cellulari, tanto per tenerli in attività, e lo facevamo questo tutti i giorni. E da quando ci hanno fatto riaprire, alla fine di giugno, noi, appena arrivata la delibera della Regione Lombardia, che è arrivata di venerdì, sono partito a tappeto per eseguire un campus dove ho avuto piacere di avere 60 ragazzini che non vedevano l'ora di giocare. L'abbiamo portato avanti per 5 settimane fino al 31 di luglio. Ho chiesto un sacrificio che hanno fatto in maniera volentieri tutti i miei tecnici, dove praticamente noi abbiamo riniziato la stagione al 1 di luglio, dove abbiamo proseguito gli allenamenti fino alla fine di luglio per dar modo a questi ragazzi qui di potersi sfogare. Abbiamo rimesso a nuovo il centro sanificandolo prima di aprire. Adesso seguiamo dei protocolli rigidi che sono usciti dalla federazione, e dal 31 di agosto siamo assolutamente operativi con tutte le squadre. Noi abbiamo circa 16-17 squadre tra preagonistica e agonistica, e devo dire che fino ad oggi sta andando tutto bene. Ecco, la settimana scorsa abbiamo fatto varie partite distanziate nel tempo per poter avere meno genitori possibili nelle varie tribune, e devo dire che tutti si sono comportati molto bene. In primis devo ringraziare i ragazzi, che sono i primi che si comportano bene, ecco. Con gli adulti diciamo che facciamo un po' più di fatica, ma vedo che si sono molto allineati, e le famiglie devo dire che ci hanno molto ringraziato del fatto che uso il termine, abbiamo fatto un po' da babysitter ai loro figli, abbiamo fatto un campus anche nelle prime due settimane di settembre per dare la possibilità a quelle famiglie che lavorano, visto che non ci sono stati i campus estivi delle istituzioni, delle scuole, di supplire un pochettino a questa carenza, ecco, tutto qui. Certo, allora io ovviamente mi auguro che anche tutti i genitori, ma non solo quelli della vostra zona, tutte le persone piano piano inizino purtroppo a capire che basta davvero poco per mandare tutto all'aria, basta seguire in realtà anche delle piccole regole per riuscire invece a continuare a poter giocare banalmente. Signor Franco, io la ringrazio, lei è stata veramente una persona precisissima, ci ha raccontato tutto della sua società. Io le auguro con la vostra prima squadra, col vostro club agonistico, di provare, perché no, a tornare in quella promozione che vi è sfuggita, da quello che ho capito poco tempo fa, dopo due stagioni, e vi auguro anche di cominciare questo campionato regionale, se non erro, con gli esordienti, se non ricordo male, e al meglio delle vostre possibilità, ovviamente. Quindi grazie, e le auguro una buona serata, e grazie per essere stato con me. Grazie mille, e vi ringrazio a voi dell'invito, e un caro saluto a tutti. Eccoci qua pronti ad aprire subito la seconda pagina di Inside Academy, dove nasce il futuro. Abbiamo chiuso il primo capitolo salutando e ringraziando il signor Franco Boscarello della Frog Milano. Ci spostiamo un pochino, ma restiamo in Lombardia, perché da Milano andiamo a Pavia, e così abbiamo fatto anche la rima, perché andiamo a trovare la polisportiva Sant'Alessandro nella figura del responsabile del club, e colui anche che gestisce, che coordina i rapporti con Udinese Academy, il signor Davide Mazza. E ovviamente do anche il benvenuto all'assessore allo sport per il comune di Pavia, il signor Pietro Trivi. Quindi benvenuti ad entrambi e grazie per essere qui. Buonasera, grazie per l'invito. Allora, io partirei, mi consenta assessore, partirei dal club, quindi dal signor Mazza, e chiederei a lei se può farci una panoramica del vostro club, quando siete nati, quante squadre avete, tutto quello che ha piacere di dirci sulla vostra squadra. Prego. Certo, volentieri, grazie ancora dell'invito. La nostra polisportiva Sant'Alessandro, come ha detto lei, si trova a Pavia e è un punto di riferimento per la città e per il territorio provinciale nell'ambito dell'attività calcistica. La società, presieduta da Mauro Scovenna, l'anno prossimo compirà un passaggio importante della sua storia. Saranno i 50 anni dalla fondazione, perciò sarà per noi un anno importante di festeggiamenti. La società attualmente ha circa 190 iscritti tesserati e con circa 12 squadre. Abbiamo una struttura abbastanza ampia, in quanto utilizziamo un campo che è il campo originale, dove circa 50 anni fa
abbiamo iniziato le attività, che è un campo parrocchiale che consta di due campi, di cui uno omologato per gare fino in promozione, e poi un campo che il comune che abbiamo in utilizzo dal comune, in un centro dove abbiamo anche lì due campi entrambi omologati, e questi li usiamo anche, diciamo, per ospitare eventi esterni, come un evento molto sentito nel nostro comune che è quello dei tornei, il torneo dei collegi universitari, perché a Pavia, grazie appunto anche alla presenza dell'università, questo torneo è molto sentito. Abbiamo, come dicevo, 12 squadre dai primi calci fino agli allievi 2014. Noi ci fermiamo lì al momento, anche se in futuro potremo crescere per arrivare a juniores e quant'altro. Prima di passare all'assessore, un'altra domanda che mi sembra d'obbligo fare, visto che voi avete rinnovato il vostro accordo con Udinese Academy, quindi non siete una novità, siete uno dei punti fermi, uno dei cardini dell'Udinese. Ecco, allora, come mai avete rinnovato? Cosa vi ha spinto a continuare in questo progetto e cosa vi aspettate magari di nuovo in questa stagione che è alle porte? Ma guardi, noi ormai sono 4 anni che siamo affiliati all'Udinese Academy, perciò proprio agli albori ci siamo affiliati a questo progetto. Ci siamo affiliati a questo progetto perché abbiamo visto in Udinese una società seria, e le persone con cui abbiamo avuto nel tempo un modo di lavorare sono state persone che hanno dato molto in termini di, oltre alla tecnica, molto anche in termini di rapporto. Perciò noi ci aspettiamo, lavorando con Udinese, di accrescere la nostra capacità organizzativa, di creare un costante confronto tra i nostri mister e i tecnici dell'Udinese, e poi, perché no, avere la possibilità di creare momenti ad hoc di formazione, come ad esempio è stato l'anno scorso ormai, in cui un paio di nostri mister, tra i più giovani, hanno avuto la possibilità di fare uno stage a Udine di una settimana, allenando e affiancando gli allenatori delle giovanili dell'Udinese, perciò imparando sul campo un'esperienza completamente nuova, professionistica, ecco. Certo, che poi ovviamente risulta utile nel momento in cui tornano, dopo aver appreso ovviamente tutte queste nuove tematiche che una società come l'Udinese e come tutti i club professionistici riescono a dare. Quindi ovviamente è sicuramente un motivo in più per continuare questa affiliazione, quindi noi ovviamente vi ringraziamo. Adesso io volerei metaforicamente dall'assessore, perché volevo chiedere a lei, visto che il signor Mazza ci ha presentato la squadra, ci ha raccontato tutto del club glorioso, storico, ecco, voi in tutti questi anni, Comune di Pavia, come avete interagito con il club? Sì, buonasera, abbiamo interagito con Sant'Alessandro, con la Polisportiva Sant'Alessandro, così come abbiamo interagito con tante società sportive del nostro territorio e che usufruiscono dei nostri spazi, dei nostri campi sportivi. I rapporti sono sempre stati molto, molto buoni, rapporti cordiali, li seguiamo in ogni loro necessità, in ogni loro richiesta, cerchiamo di assecondare la richiesta, è consapevole dell'importanza che ha lo sport. A maggior ragione io, che siamo stati eletti l'anno scorso, io ho chiesto espressamente al sindaco di potermi occupare di sport, perché sono un grande appassionato di sport, mi piace lo sport, mi piace vedere crescere lo sport, mi piace vedere i volontari, il lavoro dei volontari, il lavoro degli appassionati che si dedicano ai giovani, ai ragazzi, che insegnano loro lo sport, la disciplina, il sacrificio. E Sant'Alessandro è sicuramente una di queste società, le società d'esempio. Poi noi in comune qui abbiamo avuto fino a poco tempo fa un dipendente comunale che è un dirigente appassionato, Ganzi, quindi questo ci ha facilitato i rapporti con la società sportiva. Perfetto, quindi comunque una sorta di collaborazione. Ecco, allora, ovviamente sia dal punto di vista comunale sia dal punto di vista sportivo, e qui torno al volo dal responsabile del club, come avete vissuto, questa è una domanda che purtroppo, visto il periodo storico in cui stiamo vivendo, devo fare, come avete vissuto il periodo del lockdown e come siete ripartiti appena finito il periodo più buio, insomma?
Ma un po', grazie della domanda, un po' proprio spinti da questa volontà di interagire sempre col territorio in cui noi operiamo, durante il lockdown, no, proprio per volontà del nostro presidente Mauro Scovenna, abbiamo cercato di essere più vicini possibile alle famiglie in difficoltà e in modo concreto abbiamo utilizzato la nostra struttura, una parte della nostra struttura, per distribuire dei pacchi, delle borse alimentari per le famiglie meno abbienti. E perciò una parte così, non potevamo fare attività sportiva, ma ci siamo sentiti di essere vicini a tutte le famiglie, anche dei nostri tesserati che erano in difficoltà. E poi appena è stato possibile abbiamo cercato di ripartire con massima sicurezza, con dei protocolli molto stringenti, anche forse più di quelli della federazione, per fare in modo che i nostri ragazzi cominciassero a ritornare nella quotidianità, a riprendere i rapporti interpersonali che sono fondamentali nello sport. Perciò, e poi anche aiutare un po' le famiglie a scaricarle da quelle tensioni, da quei problemi della convivenza anche che si sono avuti durante i mesi di lockdown. Perciò, appena è stato possibile, attorno alla metà di giugno, abbiamo organizzato, sino a circa metà luglio, dei camp, proprio per permettere ai ragazzi di tornare a socializzare e a giocare. E questo l'abbiamo potuto fare grazie proprio, come diceva l'assessore, anche all'attività di molti volontari che molte volte hanno rinunciato alle loro vacanze. Lui citava giustamente un esempio, Gianfranco Granzu, Maurizio Della Valle, o addirittura qualcuno che, come Andrea Magnino, che è il mister dell'under degli allievi, ha deciso di utilizzare parte delle proprie ferie per partecipare ai camp. Perciò durante il lockdown abbiamo cercato di stare vicini alle famiglie, e appena c'è stato possibile ripartire abbiamo cercato di far tornare a socializzare i nostri ragazzi. Ecco, assessore, vado un attimo, torno da lei e le chiedo semplicemente una battuta, un commento. Quanto è importante per un ragazzo riuscire a giocare a calcio, ma non giocare a calcio nel senso calpestare le leve e tirare calcio un pallone, proprio inserirsi in un contesto calcistico, in una società che ti insegna anche ad essere, a crescere? Ma è importantissimo ed è bellissimo. Io frequento molto le società sportive, tutte le volte che mi invitano, ma anche quando non mi invitano, così vado a vedere i ragazzini che giocano, vedo il loro divertimento e il loro piacere. E per collegarmi anche soltanto una battuta a quello che avete appena detto, io ho vissuto con molta angoscia il periodo del lockdown per lo sport in generale e per il calcio in particolare, pensando alla voglia che avevano questi ragazzini di correre, di correre sul prato, di imparare, di stare insieme ai loro coetanei. È stata una cosa veramente angosciante, mi ha messo ansia, ho cercato di in qualche modo di dare una mano, di farmi sentire vicino alla società sportiva. Abbiamo organizzato anche, ovviamente sempre online, degli eventi, abbiamo fatto un hashtag, io mi alleno a casa, ho chiesto alle società sportive di farmi avere dei filmati dei loro ragazzi che si allenavano in casa e li abbiamo messi in rete sul sito del comune cercando di stare loro vicini. È bello adesso rivederli, veramente mi piace veramente tantissimo, lo dico in ogni occasione, finalmente siamo ripartiti. Bisogna adottare tutte le cautele, come dicevamo prima, tutte le cautele necessarie, tutti i protocolli che vengono dettati dalle varie federazioni, dalle associazioni sportive, dai comitati, vanno osservati scrupolosamente, perché vogliamo che questo periodo di gioia, di felicità, di coesione, di comunione tra i ragazzi e possa durare il più lungo possibile, non venga messo in pericolo mai dall'arroganza o dalla presunzione di qualcuno. Noi faremo il possibile per controllare, abbiamo la collaborazione da parte di tanti, abbiamo la collaborazione da parte dei dirigenti delle società sportive come la polisportiva del Sant'Alessandro, e controlleremo tutto finché veramente tutto possa protrarsi per il maggior tempo possibile. Tra l'altro, una delle tante cose negative che il Covid ha creato, ha boicottato anche un torneo internazionale che si svolge in Francia, a Besançon. Se non erro, voi siete una delle storiche società che partecipano a questo torneo. Mi può dire qualcosa di più? Certo, grazie della domanda innanzitutto. Sì, è un po' questo torneo di Besançon, le Petit Champions, è un po' un evento che tutti i ragazzi aspettano, a fine, più o meno si svolge a fine della scuola, a fine di maggio, primi di giugno,
e la società Sant'Alessandro ha circa una decina d'anni che partecipa a questo evento con 2-3 squadre e ci siamo sempre comportati bene, abbiamo rappresentato sempre la nostra città Pavia e l'Italia in molti casi, perché è l'unica società italiana. E devo dire che questo evento è stato possibile tante volte grazie al sostegno di diverse giunte, dall'onorevole Cattaneo, ricordo, il professor De Paoli, e anche dalla disponibilità che ci sarebbe stata da parte del sindaco Tracassi e della sua giunta proprio anche per sostenerci quest'anno. Purtroppo, come ha detto lei, non è stato possibile, ma sicuramente siamo certi che lo rifaremo e saremo sostenuti anche in futuro dal comune, dalla grande collaborazione che c'è con le istituzioni. E allora avrete anche un tifoso in più, un club tifoso in più come l'Udinese, che vi sosterrà da lontano. Siamo in chiusura, ma io volevo chiedere anche il punto di vista comunale all'assessore. Come avete gestito, come avete aiutato per questo torneo il club? Diciamo, intanto ricordiamo che con il comune di Besançon c'è un gemellaggio tra i due comuni, Pavia e Besançon, e questo torneo si inserisce nell'ambito delle attività che l'amministrazione comunale, ma attraverso le varie giunte, è uno degli impegni, delle attività che vengono fatte per suggellare, per rinforzare, no? Rinsaldare questo gemellaggio, perché il gemellaggio è vero, ci fanno gemellaggi culturali, gemellaggi commerciali, il gemellaggio sportivo ci è sembrato da sempre essere una cosa nuova, una cosa da sostenere. Purtroppo quest'anno, come dicevamo prima, non c'è stato questo evento che io invece ho sperato tanto. Come ho detto, noi siamo stati eletti l'anno scorso, mi ricordo che uno degli argomenti che abbiamo trattato dopo l'elezione era appunto la partecipazione della Polisportiva Sant'Alessandro, che rappresenta Pavia e rappresenta l'Italia a quel torneo, perché credo che, se non ricordo male, credo che sia l'unica squadra italiana che partecipa a quel torneo, credo anche che si sia aggiudicato il trofeo nel 2012, mi pare, no? Quindi è stata una delle prime cose sulla quale mi sono informato, perché ci tenevo ad essere presente a questa trasferta ed essere il primo tifoso. Purtroppo non abbiamo potuto farlo ma lo faremo sicuramente il prossimo anno, lo faremo sicuramente, appena si ripresenterà l'occasione, perché il gemellaggio che noi abbiamo con la città di Besançon è un gemellaggio cui teniamo, così come teniamo tanto a questa partecipazione sportiva, partecipazione del Sant'Alessandro a questa competizione sportiva, che vede anche la presenza di atleti più sfortunati, atleti disabili che si aggregano al gruppo e che vivono questo momento di sport con la stessa passione, con la stessa forza, con lo stesso entusiasmo dei ragazzi che vanno tutti i giorni sui campi. Allora, io vi dico semplicemente che quando sento queste notizie capisco che ancora un briciolo di speranza per il futuro in generale c'è. E con questo io chiudo, perché siamo in chiusura, il tempo è tiranno, e vi ringrazio davvero per tutto quello che mi avete raccontato. Ringrazio quindi Davide Mazza del Club Polisportiva Sant'Alessandro e l'assessore allo sport per il comune di Pavia, Pietro Trivi. Grazie davvero, grazie per essere stati con me, grazie, e buona serata. Grazie, grazie a voi, buona serata, grazie. Abbiamo concluso anche questa nona puntata di Inside Academy, dove nasce il futuro. Abbiamo scoperto due nuovissime realtà, nuove realtà per la trasmissione, ma non di sicuro per l'età e l'antichità della loro storia, perché entrambe, sia la Frog Milano sia la Polisportiva Sant'Alessandro, come avete sentito, sono società che hanno 50 anni di storia, quindi davvero tra le più longeve che abbiamo avuto ospiti qui. Abbiamo scoperto tante altre nuove cose, nuove storie, ed è questo un po' il bello anche di Inside Academy. La nona puntata di Inside Academy si conclude qui e vi aspetto per la puntata numero 10, quindi della doppia cifra. Buona serata e continuate a guardare Udinese TV. Jungle.